La polizia locale di Sassari nei giorni scorsi ha eseguito l'ordinanza del magistrato che disponeva la custodia cautelare in carcere per un giovane di 23 anni. Il ragazzo, con numerosi precedenti penali, si trovava agli arresti domiciliari come misura cautelare a seguito di un furto e una rapina. Era autorizzato ad andare al SERD per la terapia a base di metadone. Proprio durante questo tragitto ha visto merce esposta nella vetrina di un ottico in via Zanfarino. Appena la commessa si è allontanata dall'ingresso dell'attività, lui è entrato nel negozio e ha rubato. Il proprietario del negozio ha denunciato il furto al comando di via Carlo Felice. Gli agenti, grazie al sistema di videosorveglianza presente nella zona e alla testimonianza dell'addetta alle vendite, hanno individuato il ragazzo in pochi minuti. Il giovane è stato denunciato all'autorità giudiziaria che, preso atto che il 23enne stava già scontando la misura cautelare degli arresti domiciliari, ha stabilito che fosse condotto in carcere anche per evitare che possa commettere altri reati. Dall'inizio dell'anno ad oggi sono già 22 gli incidenti causati dall'abuso di alcol e dall'uso di sostanze stupefacenti. È il dato preoccupante diffuso dalla polizia locale di Sassari, che soltanto nello scorso fine settimana è intervenuta due volte per due differenti sinistri, entrambi con persone che avevano un tasso alcolemico elevatissimo. Venerdì notte un giovane di 23 anni, pochi metri dopo aver messo in moto la macchina, è andato a sbattere contro la rotatoria di via Rockefeller. L'auto è stata distrutta mentre lui, portato subito in ospedale, non ha subito lesioni gravi. Nel sangue aveva 6 volte il tasso consentito di alcol. La sera dopo, in via Grazia dell'Edda, un uomo di 60 anni ha causato un tamponamento e si è immediatamente dato alla fuga, ma le persone presenti avevano preso il numero di targa e così gli agenti della polizia locale lo hanno raggiunto in breve tempo a casa. L'uomo aveva nel sangue 5 volte il valore di alcol ammesso dalla legge. È stato denunciato per fuga dopo aver causato un incidente e non ottemperanza all'obbligo di fermarsi dopo un sinistro, guida sotto l'effetto dell'alcol e l'auto è stata sequestrata. Dall'inizio dell'anno, su 22 incidenti con alterazione psicofisica registrati dalla polizia locale, 5 sono stati causati da uso di sostanze stupefacenti. Inoltre, ben 6 volte le persone coinvolte sotto effetto di alcol o droga si sono date alla fuga subito dopo, violando ulteriormente la normativa. Si è svolta sabato mattina nella sede dell'Avis comunale di Sassari, in via Pavese, una raccolta sangue straordinaria in ricordo di Manuel Dore, giovane donatore sassarese scomparso prematuramente lo scorso anno. Alla fine della mattinata sono state raccolte 17 sacchi di sangue. Il secondo appuntamento con le donazioni in ricordo di Manuel Dore è previsto per il prossimo 3 luglio, sempre nella sede dell'Avis comunale di Sassari di via Pavese. Abbiamo incontrato la moglie Angelica. Siamo in compagnia di Angelica, presidente dell'associazione Amando, l'associazione che è nata dopo la scomparsa di tuo marito, di Manuel Dore, che era un donatore di sangue. Oggi siamo qua per un motivo molto, molto semplice, ma anche molto, molto, molto bello. Ce lo puoi raccontare? Sì, Manuel da quando aveva 18 anni ha sempre donato il sangue. Visto appunto che lui era donatore abituale, in collaborazione con l'Avis abbiamo deciso di dedicare 2 giornate, sabato 26 giugno e il 3 luglio 2021. Questo perché comunque c'è da ricordare che c'è un'emergenza sangue, soprattutto in estate, quindi è stato deciso di fare 2 giornate in memoria, perché l'anno scorso, quando Manuel ha avuto necessità per via della leucemia, i donatori sono stati tanti, tanti che hanno aderito e hanno partecipato al messaggio che io avevo messo su Facebook. C'è stata una cosa che non mi è piaciuta, che è stata quando i donatori erano presenti in ospedale, che hanno saputo che Manuel purtroppo non c'era più e sono andati via. L'emergenza sangue non è solo per Manuel, ma per tutti, cioè non dobbiamo aspettare che ci sia una tragedia che ci colpisce da vicino, ma andare come faceva lui, ogni 3 mesi, visto che lui era uomo, poteva donare ogni 3 mesi per se stesso, ma per gli altri e per se stesso, nel senso che doni sangue per gli altri, che c'è da precisare, il sangue è l'unica cosa che non possiamo creare in laboratorio, ma per se stesso, perché comunque sia ti vengono fatti degli esami in modo comunque sia da tenerti sotto controllo. Sono state organizzate queste 2 giornate
per ricordare Manuel e invitare appunto tutti ad andare a donare e salvare, salvarsi e salvare. È stato inaugurato ieri a Ghilarza il primo mercato di campagna Amica Sociale, un laboratorio dell'inclusione che si inserisce all'interno della comunità di campagna Amica Spazio della Biodiversità, della Sostenibilità e della Solidarietà. Si tratta del primo mercato esclusivo dedicato all'agricoltura sociale, un secondo step dopo le diverse esperienze sperimentate negli anni in tutti i mercati di campagna Amica che hanno ospitato con successo progetti e aziende dell'agricoltura sociale. Quello inaugurato ieri è un ulteriore passo di un laboratorio che vedrà sempre più protagonista anche l'agricoltura sociale all'interno della rete di campagna Amica. A Ghilarza sono presenti aziende sociali ma anche biologiche provenienti da tutta la Sardegna che portano in vendita i prodotti agricoli a chilometro zero, coltivati dalle stesse aziende aperte al mondo sociale, frutta e verdura, formaggi, miele, carni, fiori, agrocosmesi e tanti altri prodotti freschi e di stagione, ma soprattutto Campagna Amica, lo spazio in cui si narrano esperienze e percorsi di integrazione che proprio nella vendita diretta riescono a chiudere la filiera ed il proprio percorso. Stintino riprendono venerdì 2 luglio le attività culturali del Museo della Tonnara, che apre la stagione 2021 con le celebrazioni dantesche. Alle 22 sarà proiettato sulla terrazza del MUT il video di Gian Nicola Cabizza, fisico e divulgatore scientifico, Cosmografia Dantesca, realizzato in collaborazione con Nicola Bonomo. La serata proseguirà con l'osservazione della volta celeste, ancora in compagnia di Gian Nicola Cabizza. Si svolgerà sulla terrazza del museo, con affaccio privilegiato sul Golfo dell'Asinara. Anche la serata di sabato 3 luglio, che prenderà il via alle 20:30 e vedrà protagonisti Beppe Dettori e Raul Moretti, i due musicisti presenteranno il loro nuovo progetto Animas, un album che vede ancora una volta il duo impegnato nella rivisitazione del repertorio tradizionale sardo e nel dialogo tra i generi folk, etno-rock, progressive e sperimentazione elettronica. Sarà assegnato domenica 4 luglio alle 19 il premio Stintino alla divulgazione scientifica. Il riconoscimento, giunto alla quarta edizione, sarà conferito quest'anno a Massimo Galli, infettivologo e divulgatore scientifico, professore ordinario di malattie infettive presso l'Università Statale di Milano e direttore della struttura di malattie infettive dell'ospedale Luigi Sacco di Milano. Il cartellone degli eventi del Museo della Tonnara di Stintino, curato dal Centro Studi della Civiltà del Mare con il sostegno del Comune, il contributo del Banco di Sardegna in partnership con l'Università degli Studi di Sassari, proseguirà fino all'autunno con presentazioni di libri in collaborazione con la libreria Il Labirinto di Stintino, con momenti musicali a cura di Stintino Jazz e Classica, focus sull'antichità sarda, l'archeologia e la cultura del mare. Buongiorno a tutti, oggi parliamo delle tortore domestiche e la tortora dal collare. In questa esposizione abbiamo la tortora dal collare mutata. Sono una coppia di tortore pezzate, abbiamo le due colorazioni, la pezzata e poi l'albina. In questo caso abbiamo avuto praticamente delle mutazioni che sono state fissate dagli allevatori negli anni. La tortora domestica è un animale abbastanza frugale, si accontenta anche di una piccola voliera, di una piccola gabbia dove riesce tranquillamente a riprodursi. La cova viene portata avanti all'interno di un nido a coppa, viene portata avanti da entrambi i genitori che si occupano di portare avanti la covata gestendo interamente loro l'allevamento dei piccoli. La cova è composta generalmente da due uova e dura, viene covata da entrambi i genitori per 16 giorni.
Anche in questo caso, come nei colombi, la tortora alimenta i piccoli per la prima settimana di vita con il famoso latte di colombo, dove appunto vengono trasmessi ai piccoli. In questo caso abbiamo un maschio che sta facendo la parata nuziale con il suo classico verso. E appunto, come vi dicevo, alimentano i piccoli con questo latte di colombo dove secernono tutti quelli che sono gli anticorpi necessari per l'allevamento, quindi la crescita dei piccoli. La loro alimentazione è basata su un misto per colombi e hanno necessità di una vasca per il bagno affinché il loro piumaggio, specialmente nella mutazione bianca, sia sempre mantenuto ordinato e pulito, quindi sicuramente di bella presenza, ecco, diciamo così. Alla prossima puntata.
Raccolta fondi per la Croce Medica di Sassari dopo l'incendio doloso della vettura destinata ai servizi per anziani e disabili. L'associazione ha bisogno di aiuti concreti. Dona il tuo contributo all'IBAN IT 97 MZ76 11 72 00 00 10 46 18 91 95, intestato a Emergenza Sanitaria Croce Medica Sassari con la causale Rialziamoci Insieme. Il liceo artistico Filippo Figari di Sassari è aperto a tutti coloro che hanno dovuto interrompere gli studi superiori con un corso in orario serale. Al triennio si potrà scegliere tra due indirizzi, design dell'arredamento e design dei metalli, mentre al biennio verranno svolte discipline pittoriche e di disegno geometrico. Visita il sito liceoartisticosassari.edu.it corso serale o la pagina Facebook Liceo Artistico Filippo Figari. Puoi contattarci anche all'indirizzo mail ssd020006@istruzione.it o allo 079 23 44 66. Ti aspettiamo. Pillole di benessere, conduce Maria Paola Cabizza. In onda sulla nostra emittente il lunedì e il venerdì alle 16 e alle 18.30. Il mercoledì e il venerdì anche in prima serata alle 20.45. L'Istituto Tecnico Industriale Angioi di Sassari offre a coloro che hanno dovuto interrompere il corso regolare degli studi superiori un corso per adulti in orario serale. Si potrà scegliere tra tre indirizzi, elettrotecnica, informatica o meccanica. Se desideri riprendere il tuo percorso scolastico e diplomarti, noi ti aspettiamo, datti un'altra opportunità. Contattaci al cellulare 349 29 79 172 oppure visita il sito serale.itangioi.altervista.org o la pagina Facebook Corso Serale Itangioi Sassari. Puoi anche scriverci alla mail itangioiss@gmail.com. Visita il sito web www.islandsardinia.it. L'agenda digitale tascabile con all'interno gli enti, le istituzioni, le aziende e gli artisti della Sardegna. TG Informazione d'approfondimento. Orari di messa in onda dalle 13 alle 15.30, dalle 19 alle 20.45, ultima edizione dalle 23.30, in onda 24 ore su 24 sul canale 115 Libera TV del Digitale Terrestre.